good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time. Ragazzi, avete vinto una partita che alla fine non è sembrata così facile. C'è stato il ritorno di Pirro. Pure segnato, io non l'ho visto il gol. Su punizione. Pirro è stato molto. Ottieri che ha segnato due gol di rovesciata. Bello, è stato in forma eccezionale oggi. Quell'esultanza cosa era? In campo è stato quell'uomo là fuori Antillo. È lui che ci ha fatto la visione. Ma quell'esultanza con Rodrigo, questa cosa si era organizzata prima. L'avevamo progettato. Sapevi già disegnare. I tifosi che ci supportano e ci vengono a vedere ogni partita qua. Anche stamattina alle 10. Luca, cosa montate questo torneo? State andando avanti. Bravo. Più convinto. Bravo! Oh! Oh, gol a me, mo da di qua. Oh, 0-0 siamo, Guarda da quello! E ora tu a brutto cazzo, però! Tutti e due, non posso essere fatti. Guardate là, guardate. Tutti e due. Sono 2-100, chi se la manca? È finita la partita terza B. Una partita molto risentita per nel triennio. Grazie ai miei addominali, fratello. Mi sono cazzo per ci. È la prima partita, penso, di Peppe Carminetti. La seconda. Quanto mi ci vuole giocare? Hai fatto la differenza? No, non è stata la migliore giocata. Eravamo uno in più, quindi stava abbastanza semplice. Stava semplice come partita. Dei avversari, chi volete fare i complimenti particolarmente? Un bacio a Guido Ciaramelli. Grande Guido, mi ha giocato bene. Antonio che si è messo a porta per sì, ma erano molto nervosi, l'unico che ci faceva niente. Sì, pure le minacce negli spogliatoi. Sono venuti a dire che ci dovevamo comportare bene perché non ci avevamo comportato bene in campo. Allora io dico scusa perché vuoi avere problemi con la memoria, diciamo queste cose affiliate ma chiuse, allora mi dite pure, chiedo scusa. Chiediamo di far vedere il nostro presidente che ha investito soldi su di noi e che ha fatto 50 euro della 50 centesimi. Ha investito soldi e da molto su di noi. Matteo. Ecco il capitano! Il migliore investimento! Questo l'abbiamo pagato 20 milioni! Allora, salutate! Un bacio!
Cigli oggi ha vinto 3-2 contro la quarta A. Cosa ne pensi questa partita, Enrico? L'ho offerto. L'ho offerto pure tanto. Io c'ho bene. Faccio qua. Sta la classifica è bugiarda perché loro dovrebbero essere ultimi. Una bella squadra. E niente, siamo riusciti a vincere, però dobbiamo giocare meglio. Avete vinto tutte le partite? Sì, tutte le giorni. Però non dimentichiamoci anche del grandissimo portiere. Sta qua. Grandissime parate, anche oggi. Ma parate. Oggi no. Si è fatto anche male, guarda la via. Sei soddisfatto della partita? No, zero. Perché? Ma già domani si dà nervosissimo. E ma qual è la classifica? Classifica Orfa e Orfa, la classifica. Non possiamo ogni volta che dobbiamo in campo, in campo, giocare ogni 5 minuti con una squadra diversa. E vabbè, riusciamo a... Simone Cili, autore del primo gol. Tutto a posto. Abbiamo vinto anche oggi. E niente, ma passo passo, mancano tutte le partite, le vinciamo. In cosa devi migliorare tu? Io? Un po' che te lo... Ragazzi, non lo so, ma vediamo. Forse la scarpa questa, non lo so. Questa è la scarpa, è proprio... Oggi l'allenatore com'è stato? Allenatore? Dove sta l'allenatore? Se ne è scappato l'allenatore. È una bella intervista. Intervista anche Luciano. Ha giocato anche oggi, ha fatto una grandissima partita. No, gli è tanto questo qua. Guarda che fisico, va. Mamma mia, voglio un fotomodello. Questo è tutto, salutato. Arrivederci.